Vi aristassano le 10 di mattina di un giorno qualunque, il tempo è bello e Francesco Vinci dell'Associazione Contro le Barriere mi ha invitato a fare una passeggiata. Preferisco camminare in mezzo alla strada così sicuro che arrivo. Francesco è un disabile e usa la sedia a rotelle elettrica per spostarsi. Vorrebbe essere autonomo, ma tante volte gli scivoli sono occupati. In base ai, diciamo, ai percorsi che faccio, c'è per esempio via Mazzini che il 70-80% degli scivoli sono sempre occupati. E chiaramente, siccome via Mazzini è una via molto stretta, noi siamo costretti a camminare in mezzo alle macchine a rischio di essere investiti. Noi quando dobbiamo andare a fare un servizio, come le altre persone, a volte abbiamo paura a andare sui marciapiedi perché abbiamo la paura di trovare lo scivolo occupato. Il problema, lo sai cos'è? Non voglio dire che i vigili non intervengono, però secondo me sono tante infrazioni che ci vorrebbe un vigile per ogni via. Questo è il problema anche. Io due domande ho per te. La prima riguarda la pulizia dei marciapiedi, perché venendo qui abbiamo visto che erano pieni anche di escrementi. E volevo sapere se con la sedia a rotelle con cui tu vai per strada entri anche in casa. Quello è un altro pericolo che a volte ci sono persone. Io personalmente questa carrozzina la lascio giù a casa, però ci sono persone disabili che usano la carrozzina sia per casa che all'esterno. E chiaramente per una persona normale la scappa, la lavi, la fa. E il disabile che deve fare? Camminando a piedi si riescono pure a evitare, però a volte sono tante che la carrozzina non può riuscire a non prendere. E l'altra domanda sono i parcheggi per i disabili, quelli sono rispettati? Non sempre, perché come gli scivoli c'è sempre la scusa, dice: ah, no, 5 minuti ho lasciato la macchina, 5 minuti. Io dico sempre: 5 minuti tu, 5 minuti un altro, fanno del tempo che poi sposta il via. Secondo me, no, non che c'è poco controllo, perché può darsi pure che ci sarà il controllo, però secondo me vengono verbalizzate poche macchine. Non, cioè, vorremmo chiedere alla polizia locale sapere quanti verbali vengono fatti per questi motivi. Se una persona non viene multato, non capisce la gravità dell'atto che sta facendo. Vuol dire, diceva, vabbè, una disattenzione così. E invece l'occupazione di uno scivolo non è una disattenzione, è un problema. Che i vigili dicono: voi chiamate, vabbè, ma se io ho un'incombenza, non posso uscire, fino a quando arrivi il carro attrezzo, così io che faccio?